del tema, appunto, che sveliamo, magari, sveliamo oggi, che è appunto una questione di caccia di spirito. Prego. Da mille cose, quindi respiro tutto quello che stavo già preparando prima del mio arrivo e mi nutro di questo, in particolare mi nutro di questa iniziativa, perché è una delle cose, l'idea mi piace moltissimo, perché è profondamente collegata alla costruzione appunto che stiamo dando a Forum delle Culture assieme all'assessore Daniele e agli altri assessori delle culture di Napoli, assieme a chi collabora con me e con noi, c'è questa idea appunto di partire dalle radici della culturali della nostra città, che sono delle radici meticce, che non sono ovviamente univoche, hanno già in sé tante culture, all'origine di Napoli c'è un insieme di culture e da quel momento in poi, dall'origine di Napoli, queste culture hanno sempre, arricchendosi fra le altre culture, hanno sempre alimentato questa città. Una delle cose che mi piace di questa iniziativa, anzi due, sono innanzitutto un'immagine che ovviamente in parte immagino che possa anche contrastare con altre immagini che sono diverse da questa, ma io sono molto legato all'immagine delle rovine di Benjamin e quest'idea che appunto le rovine siano la cosa su cui si costruisce il futuro, per me è un'idea meravigliosa. Quasi mi piace di più l'idea di rovina rispetto all'idea di conservazione, naturalmente non è lissi, è una metafora questa, ma quasi mi piace di più perché la rovina vuol dire che ciò che si è rovinato è stato vissuto, è stato interiorizzato, è stato preso dagli abitanti di una città per centinaia e migliaia di anni ed è stato introiettato dentro ciascuno di essi. E io trovo che questo sia il vero elemento culturale, il fatto che le cose si possano consumare perché fanno parte della quotidianità. Di questa cosa mi piace molto, questa è la seconda cosa, è che tutta la leggenda che c'è attorno alla Casa dei Fantasmi, da cui poi discende tutto l'interessantissimo programma e iniziativa che è stata preparata, abbia a un certo punto incontrato la scienza, perché quando a un certo punto è arrivato Robert Gunther, lui attirato dalle dicerie, dalle cose, cioè, da studioso, l'ha guardato in un altro modo e ha scoperto che i rumori simili e le cose che c'erano derivavano anche da movimenti tellurici, eccetera. Quindi questo incontro tra esoterismo e scienza, che in questa città ha vari esempi, non soltanto questo, mi sembra molto interessante anche nell'idea di Forum che noi stiamo avendo, che è proprio quella di partire dalle nostre radici per costruire il futuro, non soltanto il futuro di Napoli, ma il futuro, diciamo così, che ci aspetta, che sempre di più deve essere un futuro collettivo. Non possiamo più pensare in termini di nazione, non possiamo più pensare in termini di città, dobbiamo preoccuparci maggiormente del pianeta e del nostro futuro in termini universalistici. Il Forum serve anche a questo, un momento di riflessione. Penso che questa iniziativa sia una cosa molto importante che poi vedrete quando saremo finalmente in grado di dare il programma definitivo del Forum tra una ventina di giorni, vedrete come si collegherà con tutto quanto il resto e con la costruzione del futuro. Io mi fermo qui e lascio la parola. Di questa Napoli dei fantasmi, che è un'idea che io non solo ho scritto il libro Fantasmi a Napoli, che è un po' il caposalto di questa mia idea esoterica della città, perché io sono andata alla ricerca degli acchiappafantasmi, ho incontrato i fantasmi ovviamente, e allora ho detto perché non metterlo penna su carta e ho tracciato questa guida ai fantasmi di Napoli, che voglio dire è un po' chiamiamolo il best seller del mistero. Ho trovato gente in Giappone che aveva il libro, ma io non parlo come scrittrice perché non ho bisogno di parlare come scrittrice, ma come amante di Napoli, perché io non sono napoletana, però amo tantissimo questa città.
e ho cercato, diciamo, appunto, di dare un'altra visione di Napoli, che non è la Napoli che vediamo sempre sui giornali, che ne parlano sempre male. Napoli è una città meravigliosa e vediamo qua in questa sala bellissima, con questo pavimento, con queste rovine, come parlava il Presidente del Forum delle Culture, che fanno la storia della città, e che anche in questo castello ci stanno i fantasmi. Però non abbiate paura, perché i fantasmi non fanno male. Io dico sempre: portatevi un fiore, perché non fanno male a nessuno. Quello bisogna stare attenti ai miti e non ai fantasmi. Allora, questo fatto che Napoli venga e abbia questo spazio dedicato all'esoterismo, al fantasma, chi non si vede andare alla ricerca con questa guida che è stata fatta in maniera, io ho dato uno suggerimento, è una cosa carina e simpatica. Io dico, una città che bisogna visitare dalla mezzanotte in poi, perché i fantasmi, lo sapete, in generale non si fanno vedere di giorno, non perché non ci siano, ma perché vogliono la tranquillità. E allora io mi auguro che questa iniziativa che ha preso piede diventi, diciamo, un punto di riferimento per il turista di qualsiasi genere, di qualsiasi nazionalità che viene a Napoli. Il turista deve venire a Napoli per scoprire questa città nelle sue bellezze panoramiche, nelle sue bellezze architettoniche, ma nelle sue bellezze fantasmifere, perché è un qualche cosa di misterioso, di bello, e ci sono dei personaggi meravigliosi che sono fantasmi. Ci abbiamo Maria Davos, ci abbiamo il principe di San Severo, ci abbiamo tutta questa macchia, ci abbiamo anche questo palazzo degli spiriti, che l'assessore non conosceva, ma io sì, perché ne ho parlato nel libro. Io sono addetta ai lavori, diciamo, allora la conoscevo, e vi assicuro che questa Villa degli Spiriti, e poi c'è una storia molto particolare, questa villa da raccontare, e io non voglio dire altro, perché poi scopro le mie carte prima del tempo, e mi auguro che, voglio dire, questa sia l'inizio di un percorso fantasmifero che nel tempo diventi sempre più importante. Grazie. Buongiorno, noi anche per questa iniziativa abbiamo lavorato con i ragazzi dell'Accademia. Questa per noi è un'esperienza molto interessante, ritaglio questo per dire, perché veramente è un'esperienza che noi stiamo facendo da qualche anno come Accademia, con cui lavoro, stiamo lavorando per il Comune di Napoli. Questa non solo è un'occasione di lavoro, ma anche un modo per i ragazzi di vivere la loro città, di scoprirla, è un'occasione ogni volta di scoprire, starci dentro. Questo, in queste due occasioni, che è stato Benedetto Croce e questa, è stata un'occasione veramente molto particolare. Io credo che siano uscito un lavoro con immagini molto sentite, e devo dire, in questo caso abbiamo avuto possibilità di spaziare ancora di più. Abbiamo lavorato in un gruppo di ragazzi, di sei ragazzi, mi piacere farvi vedere, sono loro, lavorano ormai da un anno con noi senza orario e tempo. In questa occasione abbiamo usato il tratto di Sonia Zeno, che è una delle illustratrici, e adesso la ricerca è stata quella di cercare i palazzi, scoprire qual era il fantasma legato a questo e riproporlo. L'idea, spero che siamo riusciti nel far capire questa evanescenza. È stato veramente un lavoro molto interessante, e l'argomento ci ha stimolato moltissimo. Poi i giovani sono molto incuriositi da questo argomento. Tutto ciò che è mistero. Quindi, insomma, ringraziamo il Comune in questa occasione che ha dato ai ragazzi. Grazie a voi, grazie veramente per questo splendido lavoro. Io volevo ringraziare un amico che sta in sala, che si chiama Armando Iossa, che è un pittore, che ha dato l'immagine a San Severo, e ha dato l'immagine a Giuditta Guastamacchia. Bene, c'è Maurizio. Ci vuoi un po' parlare della casa degli spiriti? Hai letto il mio libro?
Buongiorno a tutti. Innanzitutto volevo veramente esprimere il mio ringraziamento all'assessore Daniele perché per aver acceso questo faro sulla Casa degli Spiriti e sulle problematiche connesse alla Casa degli Spiriti. Ringraziamento di vero cuore perché è una problematica a cui stiamo dietro da ormai 10 anni e è stata segnalata praticamente a tutte le istituzioni possibili e purtroppo ancora oggi la Casa degli Spiriti soffre di enormi problemi. L'assessore Daniele è bastato sottoporgli il problema, appunto come diceva lui stesso, non la conosceva nemmeno, ma immediatamente ha abbracciato la causa e ha deciso di dare luce a questa problematica. Venendo alla Casa degli Spiriti, come vedete dalle foto, penso che non sono necessarie molte parole per descriverle. È un edificio romano del primo secolo a.C., costruito su 3 livelli. Basterebbe solo questo, già avere un edificio romano del primo secolo a.C. già è qualcosa di importante. Avere questa struttura che letteralmente emerge dalle acque di Posillipo è una cosa unica al mondo, cioè abbiamo un edificio romano che svetta dalle acque in tutta la sua magnificenza. Purtroppo questa struttura, come si vede dalle foto, ogni estate, da sempre e purtroppo negli ultimi anni con maggiore veemenza, viene preso d'assalto da orde di ragazzini che si arrampicano con le scarpe sull'edificio e lo stanno letteralmente sgretolando. Questo è un edificio che ha più di 2000 anni di storia sulle spalle e in riva al mare e nel mare, quindi è sopravvissuto a 2000 anni di mareggiate molto intense che ci sono lungo la costa e sta avendo distrutto dalle scarpe dei ragazzini, quindi è una cosa veramente paradossale e allucinante. Come vedete sempre dalle foto si vede che l'angolo destro della struttura ormai non esiste più, solo 50 anni fa esisteva ancora, proprio perché quello è l'angolo preso d'assalto dai ragazzini che si arrampicano e quindi è il principale motivo di erosione e distruzione del monumento. Speriamo che appunto questa iniziativa servi a innanzitutto gettare luce, a far emergere una problematica che appunto, come ho detto prima, fino all'altro ieri era taciuta e ignorata e questo penso sia già un passo fondamentale, capire che sia un problema e renderlo pubblico. E speriamo in futuro appunto che questo monumento, per quello che vale, per il valore che ha, possa finalmente essere tutelato e valorizzato per quello che è, cioè un'ennesima, un patrimonio unico della nostra città. Grazie.